Alessandro Bastoni, Filippo Melegoni, una stagione anche per voi sicuramente importante, sicuramente da incorniciare. Partiamo con Alessandro. Sì, è partito tutto dall'esordio col Pescara, dove inaspettatamente Gasperini mi ha fatto giocare titolare. Poi subito dopo l'esordio con la Sampdoria, che il destino ha voluto di farmi giocare insieme a Filippo, che è 10 anni che giochiamo insieme, e sono molto contento. Ecco Filippo, questo esordio. È un sogno che si avvera, in particolare farlo con Alessandro è la ciliegina sulla torta. E ora si lavora per migliorare e dare sempre il massimo in tutto per arrivare a grandi livelli. Ecco, quanto è importante per voi ragazzi che siete cresciuti nel settore giovanile, che siete di fatto giocatori della primavera? Bastoni e Melegoni sono aggregati alla prima squadra, quindi si allenano con la prima squadra. Quanto è importante per voi giovani sapere di avere un allenatore come Gasperini che crede nei giovani? Sicuramente l'impatto iniziale con gli allenamenti in prima squadra è stato molto duro, sia per l'intensità che la fisicità diversa che abbiamo rispetto agli altri. La fiducia che ci ha dato Gasperini sicuramente è una cosa che ci ha aiutato ad affrontare queste difficoltà per poi superarle. Come ha detto Alessandro, senza il mister e soprattutto senza i compagni che ci aiutano in ogni allenamento, soprattutto anche prima delle partite, è una cosa che ti aiuta tantissimo e questo è stato fondamentale per noi. Ecco ragazzi, ma lo sapete che avete contribuito anche voi a raggiungere dopo 26 anni un traguardo che parla europeo? Europa, eccoci, alle vostre spalle, si legge. Sì, assolutamente, siamo molto contenti di aver dato anche il nostro piccolo contributo a questa grande impresa. Anche grazie ai ragazzi ci siamo sentiti parte di un gruppo ed è una cosa molto soddisfacente. È fantastico perché anche nel nostro piccolo abbiamo dato magari qualcosa e tornare in Europa, poi tifando Atalanta è ancora più spettacolare. Ecco, adesso c'è per voi, ci sono le finali primavera, corretto? Assolutamente sì, dal 29 maggio finito il campionato di Serie A saremo a disposizione di Bonacina e come abbiamo sempre fatto daremo tutto. Ecco, appunto, questa Atalanta, squadra da battere alle finali, alle Final Eight. Per ora ci siamo dimostrati sicuramente una delle squadre più forti di questo campionato e daremo filo da torcere a tutte le squadre come abbiamo sempre fatto e come l'Atalanta fa.